portarci indietro tutto ciò che ci portiamo, quindi mozziconi di sigarette, cartacce, plastica, cose varie, perché appunto si va in zona dove... che faceva di Portoferraio un'isola nell'isola, cioè era un fossato che tagliava l'istmo che unisce Portoferraio antica al resto dell'isola. Portoferraio, la città di Cosimo dei Medici. Cosimo dei Medici? Non è per Iazzi, no. Ah, hai ragione. E abbiamo anche oggi l'iPhone 8, Domenica del Granito. Vediamo con le applicazioni. E qui siamo proprio sotto le antenne che avevano messo i Medici, proprio Cosimo l'ha messa. Queste le aveva piazzate Cosimo. Diciamo che me l'aveva piazzate Cosimo. Venivano utilizzate per consentire il trasferimento delle foto via internet. Ah, ecco, ma chi le mandavano? Le mandavano ai saraceni. Ecco, avevano escogitato questo modo per evitare che loro le assaltassero, esatto, per rubargli le fotografie. Si erano messi d'accordo e gli mandavano. Quindi c'era già internet. C'era già internet. Ecco, infatti possiamo vedere qui sulle fortezze Medici. Prendeva molto bene a quel tempo perché il campo era più libero. Va? Si sente? Si sente. Sì, va bene. Allora, siamo qui davanti a questi oggetti un po' particolari. Non definiti. Adesso il grande capo, sti cazzi Giovanetti, ci spiegherà a che cosa servivano. Allora, gli scazzi canizi, quando facevano le foto e le dovevano portare alla gente assediata dentro le fortezze, siccome non c'era possibilità di passare, le mettevano queste... Ah, qui sono una sorta di cassette di sicurezza. Sì, le cassette di sicurezza, antesignali, sì. Tant'è vero. Vedete, infatti sono fatte proprio tipo cassetta di sicurezza. C'erano anche sorvegliate, già, i Medici avevano le telecamere, vedete? La Vodafone. C'era Vodafone, la Vodafone, sì. La Team, siamo qua di fronte al teatro e vediamo degli oggetti anche questa volta molto particolari che adesso il nostro grandissimo Giulianetti ci spiegherà a che cosa serve. Sì, vediamo. Allora, queste cose qui, abbassa la voce. Queste antiche, antiche colonnine servivano quando arrivavano i saraceni con le carrozze, i cavalli, ecco. Avevano bisogno di biada, acqua, certo. Corrente, luce e internet, perché c'erano internet, perché c'era Vodafone. Quindi qui nelle fortezze hanno fatto... Ogni postazione aveva le sue... Le avevano dato anche il wireless. Sì, c'era tutto wireless a quei tempi, era tutto wireless nella fortezza. Troppo avanti. Si era avanti, mi dispiace, ma si era veramente avanti. Guardate che meraviglia questo palcoscenico naturale con le colonnine di approdo per i cavalli. Era talmente avanti che se ci si guardava indietro si vedeva il futuro. Inquadra anche la scala mobile, guarda. Ah, anche la scala mobile, anche l'assistente Santini ci viene in soccorso oggi. Ci faccia vedere lei l'uso della scala mobile. Scherzo. Qui si sale. No, ma aspetta, non funzionava così, mi sa che deve andare al contrario questo, non so perché, ma... Se te incominci a partire, poi tutto insieme. Ah, va, parte da sola, vedi? Vedi, va da sola. A scendere invece il contrario, perché allora te la fai tutta diretta. Sei un prigioniero saraceno. Ah, hai trovato un prigioniero saraceno già. No, potevo essere tipo un cazziganista. Un cazziganista è riuscito a fare una bella foto. Oh, vamo. Le viste? Boia. Belle viste. Sto giù, Te, Carla, le viste? Sì, già viste. Professor Anfani Mazzanti viene dal mare. Lei sta scattando delle foto troppo artistiche. Il movimento cazzicanista la condanna a morte. Pronti? Fotografi? Puntate? Mettete a fuoco? Fermo che non mi è andato a fuoco. Aspetta. Il manuale, devi usare il manuale. Scattate! Fuoco! Lasciamo andare in pace. Professore, ti può dare la grazie. Grazie.